ragazzi, benvenuti su Mix Game Studio. Io sono Vicky e oggi, come avete letto dal titolo, siamo qua per parlare delle classi d'elite, cioè quei super soldati che potrete trovare ad intervallo di tempo regolare nelle casse. Ad esempio, anzi vi dirò esattamente di chi parleremo, del cacciacarri, flammiere e le due sentinelle. L'ordine che ho scelto possiamo intenderlo come da quella meno resistente alla più resistente, ma non per questo dalla meno bella alla più bella, eh. Ce ne sono certe che non sono molto resistenti, ma che sono veramente, veramente fighi da usare. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo con il cacciacarri. Il cacciacarri è quel soldato, super soldato, soldato speciale, che è caratterizzato da un'armatura decisamente bassa e da quel fogliame che lo ricopre. Infatti il suo ruolo principale è quello di stare ben distante dalla zona di combattimento e coprire i compagni con la sua arma primaria, che è il Tankenwert, spero si dica così, M1918. Quest'arma fu la prima arma progettata solo per lo scopo di colpire bersagli corazzati, e l'uso di quest'arma richiedeva nella realtà l'uso di due soldati, ma ovviamente qua nel gioco non potevano fare una roba del genere, sarebbe diventato molto molto scomodo. Perché due soldati? Il piccolo problemino di quest'arma è che era alto 1691 mm, cioè praticamente 1,70 m. Cioè voi immaginatevi un uomo con in spalla un altro uomo, cioè sarebbe una cosa molto strana da vedere in combattimento. Per questo veniva usata e trasportata, soprattutto anche per il peso, da due soldati. L'arma secondaria, che secondo me è l'arma più bella, e qua lo dico, è l'arma più bella di quelle delle armi di classe, anche se in realtà la può essere anche usata nelle kit quello del carro normale, come il soldato carrista, è il fucile a pompa a canne mozze. Cioè ragazzi, il fucile a pompa a canne mozze, che in Italia è anche chiamato lupara, perché si usava ovviamente per cacciare, indovinate un po', esatto, i lupi, ragazzi. E ha una portata molto molto limitata per via delle canne appunto ridotte. Però questo vi permette di avere un potere d'arresto praticamente enorme. Infatti da vicino basterà un colpo ben assestato per fare piazza pulita degli avversari. In più è molto maneggevole e potrete sparare due colpi, uno in seguito all'altro, nell'arco di pochi istanti. Questo lo rende anche più forte di un fucile a pompa, perché appunto non dovete scarrellare, ma potrete sparare di seguito due colpi e fare un bel, bel casino. Secondo me, dandogli un voto da 1 a 10, questo merita un 7,5. Non altissimo, perché ovviamente l'arma, quella che userete di più, quella da corta distanza, il fucile a pompa, non è un granché, nel senso colpisce da brevissime distanze. Quella primaria, il Tankenwert, non è che sia il massimo, perché ha, non l'ho detto, può essere usata solo da sdraiati o appoggiandola su una superficie, quindi non è molto pratica. Quindi ragazzi, non è, diciamo, il kit più forte del mondo, ma è bello cazzuto. Ah, in più avete 7, ben 7 granate tattiche. È l'unica che ha così tante granate, non so il motivo, evidentemente per proteggersi sempre sulle brevi distanze. Il secondo di cui andremo a parlare è, ragazzi, il flammiere. Chi non si è mai trovato davanti questo cazzo di drago che sputa fuoco in una maniera che ha dell'incredibile? Infatti non solo lo sputare fuoco ricorda un drago, ma anche il rumore, cioè quel gas, quel liquido infiammabile che viene sparato fuori dal lanciafiamme, fa quel rumore che ricorda un po' un drago che sputa il fuoco. Sì, forse ho guardato troppo i film fantasy, però vi assicuro che ricorda il fuoco di un drago. Ma andiamo più nello specifico. Usa solamente un'arma. Ah, una cosa in più, il cacciacarri è l'unico ad avere primaria e secondaria. Da qui in poi avremo solo un'arma primaria. Per quanto riguarda il flammiere, la primaria è il Vex, che è l'abbreviazione di Vexel Apart, che è sempre, ovviamente dal nome l'avrete intuito, un'arma di fattura tedesca. Mannaggia sti tedeschi che costruiscono tutto.
E cos'era questo Vex? O Vexella Part? Mi sta dando di Schweinsteiger. Però a parte questo, era un piccolo lanciafiamme con serbatoio a ciambella. Infatti, se avete fatto caso, sulla schiena ha proprio una cazzo di ciambella. Doppia ciambella. Fu introdotto, ovviamente, come già detto, dai tedeschi per la guerra nelle trincee. E soprattutto negli spazi, o comunque in generale, negli spazi molto molto ridotti, per via della poca portata. Cioè ragazzi, si stiamo parlando di un lanciafiamme. Il lanciafiamme ha una portata che va da, credo, più o meno a occhio nel gioco, 4-5 metri. Che è comunque di più del fucile a pompa, ragazzi, però, dico la carne mozza. Però ovviamente non è una grandissima portata, infatti se ci avete fatto caso, vi viene dato in mappe tipo Ambience, Foresta delle Argonne, che ha spazi molto ridotti, o in una mappa tipo Deserto del Sinai, non farete neanche un'uccisione. In più, quello che i tedeschi avevano pensato come obiettivo finale era quello di creare il panico, sia con il fuoco, sia, come già detto, con il rumore di quel cazzo di drago, perché ragazzi è un fottuto drago. Infatti io adoro questo kit, il kit sentinella, il kit flammiere, perché, ragazzi, mi sembra di essere un cazzo di drago. L'ho già detto troppe volte questa cosa del drago, sì, me ne rendo conto. E come supplemento, come tattiche, abbiamo 4 granate, guarda caso, incendiarie. E da buon drago, sì lo so, sto diventando ripetitivo, ma attaccatevi al cazzo, sarete anche totalmente ignifughi. Infatti potrete passare all'interno delle vostre, delle stesse vostre, non si può dire, ma sì che si può dire, granate incendiarie, e non subirete neanche un 1% di danno. In più, giusto per non rendere questo kit qualcosa di fantastico, l'arma d'elite perfetta, avrete anche incorporato sempre la maschera antigas. Quindi sarete anche l'unica arma d'elite, l'unica classe d'elite che non avrà paura del gas. Quindi, non male. Voto, ragazzi, io direi un 8. So che non è il massimo come classe d'elite, ma a me piace. Cioè, vedete, a me piace un sacco il flammiere. Non so, perché ha il fuoco è figo, ragazzi. Vi sentite un po' la torcia umana che va in giro a sparare fuoco a destra e a sinistra. Veramente, veramente bello. Il terzo e ultimo, anche se c'è da fare una precisazione, come ben saprete, è il kit sentinella, che ha ovviamente, come ho già detto, ben saprete, due varianti: quella generale, quella usata più che altro dall'esercito tedesco, e quella italiana, che differiscono solo di una cosa, ma andremo a vederlo piano piano. Il kit sentinella, diciamo un po' nel generale, è un fottuto carro armato umano. Infatti è il kit, è la classe d'elite con la resistenza maggiore. Non peraltro avrete proprio appiccicate sul corpo, e questo lo potete vedere bene nella campagna che vi fa vedere il momento in cui se le toglie, delle cazzo di placche d'acciaio. Cioè vedete, sarete ricoperti d'acciaio, un giubbotto antiproiettile spesso 5 cm. Siete impenetrabili. E infatti avrete una resistenza pazzesca su tutti i lati, a parte se vi accoltellano da dietro. Quello non l'ho capito. Prima nella demo non si poteva, ma mi sembra neanche all'inizio di Battlefield 1. Poi hanno patchato sta cosa e ora le classi dei possono essere accoltellate da dietro al collo come dei maiali. Non lo so, è strano, ma va bene, chi se ne frega. Andiamo più nello specifico però. L'arma primaria di quella generale è l'MG0815, che è la versione ridotta per la fanteria del MG08, che è quello che potrete usare sia sugli aerei che in alto sulla cima del dirigibile. L'MG08 è una mitragliatrice pesante a raffreddamento ad acqua, che guarda caso è di produzione tedesca, maledetti crocchi. Come già detto, noi usiamo quella alleggerita per la fanteria, e il motivo anche qua è presto detto. La versione normale pesa 62 kg. Io vi sfido, un qualsiasi pezzo di merda soldato poveraccio, ad andare in giro ricoperto d'acciaio, con un elmo d'acciaio e in mano una cazzo di mitragliatrice da 62 kg. Cioè, vedete, si spezzava i peroni da solo, camminando. Faceva un passo e vedevi la tibia che saltava. Ci sarebbe stato veramente troppo. Quindi, versione alleggerita, eccola qua. Bella cazzuta, ma non per questo meno forte, ricordiamolo. Ha l'unico difettuccio, e questa secondo me la rende, diciamo, un po' meno forte dell'altra,
che non potrete mirare. Cioè, anche premendo il tasto mira, sì, avrete uno zoom, ma questo non migliorerà la mira. Cioè, voi sparerete sempre di hipfire. E ni, è bello, perché ha una bella portata e se dosate bene il grilletto dello sparo, farete le vostre uccisioni anche dalla distanza. Però diciamo che un mirino sarebbe stato utile. Però, anche qua, portare un'arma che comunque pesa sui 40 kg fino all'occhio per mirare è sempre un bel cazzo in culo. Quindi ci accontentiamo. La seconda versione, quella tutta rigorosamente, finalmente, italiana, fanculo a sti tedeschi, poveracci, ma fanculo a sti tedeschi, è la sentinella sempre che impugna il Villar Perosa. Ovviamente le caratteristiche generali rimangono uguali, super resistente, super lento e molto molto cazzuto. Se ne vedete uno che vi viene incontro, scappate. Ah, non ho detto, l'MG08 ha 200 cazzo di colpi a caricatore. Quindi sarete una macchina da proiettili. Cioè voi sparerete in giro a caso, senza surriscaldarvi, facendo un casino pazzesco. Mentre il Villar Perosa è considerata la prima pistola mitragliatrice della storia. Ed è di origine italiana, come già detto. È molto efficace più che altro sulle brevi distanze. Perché anche qua abbiamo delle canne ridotte. È a canne corte. Però ha questo piccolo vantaggio di avere una doppia bocca da fuoco. Infatti, se ci avete fatto caso, ha due caricatori in verticale verso l'alto. Ovviamente se non sarebbe in verticale, sarebbe in orizzontale, grazie al cazzo. E due bocche da fuoco. Cioè voi sparerete doppio, con un solo click. Questo è molto bello. E questo la rende anche, cioè a mio avviso, queste che vi ho letto sono le caratteristiche generali trovate su Wikipedia. Nella realtà, nella finzione che è Battlefield 1, farete un cazzo di casino anche da distanza. Anche qua, dosate bene il grilletto e il kit sentinella farà casini. Farà veramente casini su ogni distanza. Per questo, il povero kit sentinella, povero par di palle, si prende 9,5. Cioè, ragazzi, è indiscutibile che sia la migliore. Da vicino è devastante, ma anche, come detto, dalle distanze riuscirete a fare il vostro sporco lavoro. Quindi il 9,5 è tutto suo. Non 10. E voi vi siete chiedendo: ma perché? C'è qualcosa di meglio? Qua lascio dei punti di sospensione, perché potrebbero introdurre delle altre nei prossimi DLC. Questo nessuno glielo vieta di farlo. In più ha quella, come già detto, quella piccola imperfezione di poter essere accoltellato da dietro con un cazzo di vitellino. Quindi a me non piace per quello. E quindi non si aggiudica il 10. Quindi ragazzi, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, dicendovi anche voi qual è il vostro kit preferito e perché. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi, come al solito, ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ciao!